Siamo all'ospedale Gemelli di Roma. Qui ci sono 370 pazienti Covid-19 più 50 per ora, ma i posti sono in aumento al Columbus. Entriamo in uno dei 14 reparti Covid. Qui c'era medicina interna, riconvertiti per l'emergenza. Ci sono anche questi cestini che vediamo. Sì, sono cestini per buttare i dispositivi di protezione individuale che sono stati utilizzati. Come potete vedere più avanti ce n'è uno appena gettato. Dietro queste porte che sono chiuse, isolati, ci sono i pazienti. Esatto, sono pazienti che sono in stanza singola o in doppia. Sono malati che, immaginate, sono 24 ore su 24 da soli nelle stanze, che le uniche persone che vedono, comunque intravedono tra i nostri dispositivi di protezione individuale sono noi. Quindi, diciamo, anche l'interazione con il paziente, che difficilmente sappiamo che volto ha per via delle mascherine. Non avevo mai visto una cosa del genere. Mai vista la pseudostabilità delle condizioni cliniche del paziente, decadere all'improvviso, è la malattia della solitudine. La prima volta che abbiamo messo in comunicazione un paziente con il proprio parente l'abbiamo fatto attraverso il mio cellulare e un walkie-talkie. E all'interno della stanza abbiamo dei walkie-talkie che ci permettono di comunicare dall'esterno verso l'interno. Il paziente all'interno della stanza, nonostante avesse un casco, è riuscito comunque a parlare con i propri cari e a descrivere quello che succedeva, come la definiva lui, all'interno di questa campana, la chiamava. A volte penso che, vabbè, oggi mi sveglio e vado nella mia unità operativa e è finito tutto. E invece poi si ritorna qua e trovi quegli occhi che parlano di tanta sofferenza.